Salto triplo. Cominciai tutto da capo. Non avevo più lo svantaggio d'aver trascurato il solito latino, l'inglese e la matematica. Ora che ero stato assunto nella guardia di finanza come atleta, dovevo imparare altre cose a cominciare dallo stesso punto, il salto triplo. Tattica del movimento, video degli atleti mondiali del salto triplo, diritto e storia della guardia di finanza, soprattutto allenamenti, 1, 2, 3 in buca, 1, 2, 3 in buca, mi alzavo grondando sabbia. Non potevo continuare a lamentarmi della scuola che non mi piaceva, a guardarmi nello specchio e a dire sono un fallito. Dovevo dimostrare che almeno il salto triplo lo capivo. Al campo, durante le ore di allenamento, dovevo occuparmi soltanto di ciò che mi diceva l'allenatore. A forza di precipitare nelle buche, scavavo crateri nella sabbia, trincee sempre più avanzate verso misure maggiori. Imparavo che anche il salto più sbagliato porta frutto e il salto divenne una bomba muscolare che mi evolveva. Imparavo a interrompere la corsa se sentivo che non avevo l'energia necessaria per esplodere al meglio verso l'alto. Intuivo le linee bianche degli stacchi da terra senza vederli. Con l'allenatore facevo ricognizioni nei punti di battuta per capirmi meglio, sì. Perché a mano mi accorgevo che non ero io che saltavo, ma era il salto che saltava. Per me. Prima ero certo che la mia vita doveva essere una vita di studio, poi ho compreso che in questa incarnazione dovevo diventare il salto triplo.